Allora, iniziamo la conferenza stampa prepartita. Domani è Alessandra Gerarminio, squadra reduce anche la Giano da una vittoria con la Virtus Verona. Quali sono i temi della parte di domani, mister? Allora, buongiorno a tutti, la partita di domani è una partita per noi sicuramente difficile, per dire Renata era importante, questa voglio classificare come difficile, perché comunque la Giana ha delle caratteristiche, diciamo, ben precise, una squadra che ha vinto la Serie D, è andata avanti con l'entusiasmo, ha dei giocatori di gamba, di profondità, campo aperto danno fastidio, fuori casa hanno fatto buoni risultati. Noi abbiamo sicuramente nella testa il fatto di continuare il nostro percorso, però dobbiamo anche pensare che in casa l'ultima partita abbiamo perso 3-0, a me ha dato fastidio molto e quindi quando una cosa non ti va bene devi farlo notare. E dobbiamo far capire subito che noi giochiamo in casa, che noi dobbiamo costruire la nostra salvezza in casa, che vincere in casa per noi è il nostro dovere, è la cosa che vogliamo. E ripeto, le parole non contano, servono i fatti e i risultati come quelli che la squadra sta facendo. Ecco, nell'ottica sua del serbatoio di entusiasmo, quanto ne ha aggiunto, di entusiasmo ma anche di consapevolezza, quanto ne ha aggiunta la partita di domenica, la partita con il Renato? Ma guardi, io glielo ho detto, io quando sono arrivato avevo guardato la squadra da fuori, i ragazzi non li conoscevo personalmente, non ho messo pressione a nessuno perché non era la situazione, anzi ho cercato di stare vicino, ho cercato di capire, di conoscerli, questi sono ragazzi seri, sono ragazzi che avevano una voglia matta di tirarsi fuori da questa situazione, di cambiare l'iter delle cose. Io li ho semplicemente, insieme allo staff, aiutati ad avere gli strumenti per risolvere i problemi, per risolvere gli imprevisti delle partite, per cercare di essere competitivi. Loro hanno fatto i punti, loro hanno vinto le partite, loro hanno vissuto le difficoltà reagendo nella maniera giusta. E io penso che la consapevolezza ti comincia a venire piano piano, anche se vogliamo dopo il primo pari ad Albino Leffe, a Bergamo lì, e fai un'ora in 10, cominci già a pensare in maniera diversa. Lo switch mentale, l'ho sempre detto, la forza mentale è quella che deve caratterizzare il giocatore e di conseguenza l'allenatore. Noi con tutto quello che sta succedendo, oggi ve lo dico io, con tutto il casino che c'è dietro la società, noi siamo concentrati esclusivamente sul campo. Il mio compito è quello di dare una linea guida. Io per primo non mi faccio condizionare assolutamente da niente, penso solo alla Gianni Erminio. E i ragazzi, ripeto, si meritano questo, diciamo, percorso di miglioramento che hanno conquistato. La consapevolezza è sicuramente un aspetto quotidiano e ogni giorno, se c'è la voglia di migliorarsi, c'è anche la consapevolezza che tu lo stai facendo. Nel suo piano partita, dal punto di vista tattico, nei confronti di un avversario come la Giana, credo ci sia una vittoria per 4-0, per quanto condizionata da un'espulsione, quindi da un vantaggio numerico già dal primo tempo. Però porta qualche accorgimento, ha studiato qualcosa contro il loro modo di giocare, o l'Alessandria va avanti, pressa, gioca e mantiene la sua identità? L'Alessandra mantiene la sua identità che però deve essere ben classificata perché come avete visto noi andiamo avanti, pressiamo, giochiamo, come ha detto lei, però quando c'è da difendere ci abbassiamo, quando c'è da stare compatti e stretti lo facciamo e la voglia individuale di fare sacrificio che fa la differenza, mettersi davanti all'avversario, alzare il piede e non voler far passare la palla, raddoppiare il mio compagno che è in difficoltà, tutte queste cose fanno parte della mentalità. L'organizzazione sulle palle inattive fanno parte tutto di una fase di miglioramento. Io sto cercando di dare valore a quello in cui credo, però per rispondere definitivamente alla domanda, la strategia è sempre di più orientata su quello che dobbiamo fare noi e non su difendere gli avversari. C'è una fase principale che è quella di costruire l'identità e la strategia specifica di gara è su quello che dobbiamo fare noi. Come sta la squadra dal punto di vista della testa, dell'approccio alla partita, insomma, in generale, ecco? No, l'abbiamo detto, la squadra sta bene, questi risultati danno sicuramente la voglia e l'entusiasmo di fare, no, quella corsa in più, ma io come vi avevo detto,
l'entusiasmo deve esserci indipendentemente da tutto, anche se sei in fondo alla classifica e anche se hai perso la partita precedente, perché sei tu che decidi, come nella vita. Non è che io sono felice e contento solamente se una cosa mi va bene, sono io che decido come approcciare agli eventi e cerco con la mia attitudine di attirarmi positività, di essere coinvolto, di collaborare. La mentalità vincente parte dall'aspetto positivo e noi dobbiamo essere positivi. Come se invece guardiamo come sta la testa, ci ha detto come stanno complessivamente i ragazzi, in dire era rientrato a disposizione, giubilato fuori per un periodo non breve. Gli altri? No, allora abbiamo sempre Volpe che è fuori e si sta curando. Diciamo che io credo, da quello che ho capito dallo staff medico, che magari la settimana prossima potrebbe ricominciare a essere parzialmente con la squadra. Come ha detto lei, viene recuperato, giubilato e confermato che è fuori. In settimana c'è stata qualche febbriciatola, qualche assenza di 1 o 2 giorni, però cose naturali, gli altri sono a disposizione. Anche un po' proprio. Sono a disposizione, assolutamente sì. Il fatto di aver potuto lavorare dopo tanto tempo per una settimana intera e ha rappresentato sicuramente un vantaggio dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. Sì, abbiamo fatto già la settimana scorsa anche con la partita di Coppa, però avevamo impostato la settimana in una maniera particolare e questa è stata la prima settimana dopo tre in cui abbiamo potuto, per esempio, no, ritornare a fare gli allenamenti doppi, ritornare a fare il lavoro legato praticamente al ciclo settimanale classico, quindi con i preparatori, con le esercitazioni più condizionali, a non fare solamente strategia tattica partita. Questo ti permette sicuramente di rigenerare e di aggiungere, come diceva lei, non solo i pezzi della strategia, ma i pezzi dell'identità, quindi le esercitazioni legate ai globali, quelle che rappresentano anche di più, se vogliamo, il mio pensiero di gioco. Questa è stata la settimana lineare, adesso fino al prosieguo della stagione, fino a Natale, sarà tutte così, quindi ben venga la possibilità di lavorare settimana. E Maguette Fale è il giocatore più temibile o no di questa Gianna? No, della Gianna abbiamo parlato, penso che, ripeto, ci sono buoni giocatori, hanno l'entusiasmo di aver vinto la categoria, alla fine è quello che vecchio, oggi... Il vecchio è dietro sempre. Che comunque saluti Rose, ci sarà molto volentieri perché è stato comunque un avversario e l'ho affrontato diverse volte. No, vabbè, ma noi dobbiamo pensare a noi. La Gianna è una buona squadra, ha 3 punti più di noi, siamo lì, dobbiamo pensare che tutte le partite si decidono e sono sempre in equilibrio fino alla fine. Poi a volte le riesci a indirizzare e il nostro volere è quello di indirizzarle, come abbiamo detto, però siamo in allerta, siamo con la tensione giusta che poi, ripeto, deve valorizzare il fatto che giochiamo in casa davanti alla nostra gente e che deve completamente, senza alcun senso, rimarcare il nostro pensiero, la nostra mentalità e rivendicare questo 3-0 che prima di Renate vi devo fare questa confidenza, avevo detto ai ragazzi che la partita con Renate mentalmente bisognava prepararla come il ritorno contro la Triestina, perché non poteva essere che una partita del genere si andava a perdere 3-0. Il ritorno con la Triestina è di una classica gara di Coppa dove andata e ritorno si sommano 2-0. In teoria eliminati, però adesso bisogna ripartire di lì. No, quella partita mi ha dato troppo fastidio. Bisogna pensare che, come vi ho detto, è il nostro dovere vincere le partite in casa. Come se l'ha detto lei, lo dico io prima di che mi facciate la domanda, come si protegge una squadra? Perché io parlavo con Sempre, diciamo, noi non siamo come vattati, come se ci fosse noi stessi, non vogliamo che niente entri, proprio non vogliamo che niente arrivi e entri, però non deve essere facile, perché anche ieri è stata una giornata che magari i ragazzi la sentono meno, la notizia arriva dopo, però come dice, la città è piccola, la gente muore. No, ma i ragazzi sentono tutto, come è giusto che sia, come in tutte le squadre, nel calcio funziona così, si sa tutto di tutti. Io sto cercando, ripeto, insieme al mio staff di isolare la squadra dai pensieri che
che sono quelli extracampo, perché comunque non ci riguardano, e continuiamo così. La mia esperienza all'estero mi ha portato a vivere situazioni difficili, categorie come poi la Serie A all'estero, dove tu hai molta più pressione che magari la Serie C. Ho avuto la fortuna di stare 3 anni in una piazza come Como, che comunque ti comporta tante pressioni dall'esterno. Io penso che se tu parli solo di calcio, la squadra tiene la tua credibilità, la squadra ti ascolta solo per quello. Altri commenti non ne faccio, così evito di dire cose che prima non mi competono e secondo sulle quali potrei sbagliare. E quindi noi parliamo solo di quello, del nostro obiettivo e del nostro lavoro. Lei però magari ha chiesto rassicurazioni alla dirigenza sul presente e futuro, non lo so. No, sinceramente no, non ho parlato con nessuno. Grazie.